Buonasera a tutti, iniziamo questo primo consiglio comunale del post elezioni, la dottoressa fa l'appello. Coppo Paolo. Presente. Macri Mattia. Presente. Faletti Mario. Presente. Boetto Renzo. Presente. Turigliato Moreno. Presente. Gallo Lassera Giovanni. Presente. Perono Garofo Giuseppe. Assente, ha problemi di salute, si scusa, ma sono problemi di forza maggiore, quindi porta gli auguri a tutti. Il prossimo consiglio è in via di guarigione, ma è ancora fermo in box. Pecorato Bruno. Presente. Valle Enrica Maria. Presente. Bonato Giampiero. Presente. Costa Raffaele. Sì. Riva Moreno. Presente. Costanzo Giovanni. Presente. Assessore esterno Progliano Mossino Francese. Grazie. Il punto numero 1, insediamento del Consiglio Comunale, esame delle condizioni di elegibilità e compatibilità dei proclamati eletti sindaco e consiglieri comunali. Questa è una prassi che si fa al primo consiglio. Ai consiglieri è stata notificata l'elezione, successivamente non sono pervenute osservazioni circa sussistenza e incandidabilità e ineleggibilità, quindi la verifica è stata operata, quindi pertanto dovremo passare alla votazione. I candidati eletti sono il sottoscritto sindaco, Macri Mattia, Faletti Mario, Boetto Renzo, Turigliato Moreno, Gallo Lassera Giovanni, Perono Garofo Giuseppe, Pecorato Bruno, Valle Enrica, Bonato Giampiero, Costa Raffaele, Riva Moreno e Costanzo Giovanni. Potremmo passare alla votazione. Favorevoli? Astenuti, contrari, nessuno. Dobbiamo renderla immediatamente esecutiva. Sì, immediatamente esecutiva. Grazie. Il punto numero 2 è il giuramento del sindaco. Vi prego di alzarvi in piedi. Grazie. Innanzitutto, buonasera a tutti. Premesso che il signor Paolo Coppo è stato eletto sindaco nelle elezioni amministrative del 8 e 9 giugno 2024, come risulta dal verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti e delle sezioni elettorali in data 10 giugno 2024. Richiamato l'articolo 50, comma 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, che testualmente recita: il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al Consiglio nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. Giuro di osservare fedelmente la Costituzione. Però il Presidente qui non ha inserito l'ordine del giorno.
Si procede nel caso in cui nei comuni inferiori a 5.000 abitanti il presidente del consiglio sia una persona diversa dal sindaco. In questo caso il sindaco riveste anche la carica di presidente del consiglio, quindi non si procede alla votazione. No, grazie, però io ho verificato laddove è presente nello statuto e nel regolamento la nomina del fatto. Poi dopo che sia la stessa persona del sindaco, però solo essere certi che deve essere fatto. Ma è sempre stato negli ultimi anni, che io sappia, è sempre stato il sindaco. Poi se si sì, vuole cambiare... Però, perché qui non dice che può essere, qui dice l'elezione del presidente avviene nella prima seduta successiva alle elezioni, subito dopo la formale degli eletti, e da allora nella stessa seduta per scrutinio segreto di votazione, in maggioranza di due terzi, il consigliere assegnato. Dice, sì. Gli altri consiglieri che lo sappiano. Dice, noi, dice no, se persona, se persona diversa dal sindaco. No, qua non lo scrive. Però è da intendersi così. L'articolo 12 dello statuto, a meno che dico se non sia stato modificato, però l'ufficio mi ha detto che lo statuto comunale lo recuperavo dal sito, quindi io questo sto qua. Infatti nel regolamento del Consiglio non è richiamato. Tra gli oggetti del primo Consiglio non è richiamato. Non è fra i punti all'ordine del giorno del primo Consiglio? No. Doveva esserci, però? No, perché il regolamento del Consiglio è successivo allo statuto. Quindi se non dispone nulla di specifico sul punto, prevale la legge speciale del regolamento. Quindi qualora appunto ci fosse stata la necessità di incaricare una persona diversa dal sindaco, si sarebbe dovuto aggiungere il punto. In questo caso non è mai stata manifestata l'esigenza e quindi non è stato inserito. Grazie. Il punto numero 3, comunicazione del sindaco dell'avvenuta nomina della giunta comunale. Quindi come giunta abbiamo Mattia Macri, che riveste anche il ruolo di vice sindaco. Lui avrà le deleghe allo sport, politiche giovanili, innovazioni, rapporti con SMAT, CCA, Consorzio Canalesano Ambiente, Tecnoservice e Turismo. Mario Faletti, viabilità, illuminazione pubblica, verde pubblico, tutela del territorio, personale esterno, arredo urbano. Enrica Maria Valle, scuola, istruzione, cultura, biblioteca, politiche sociali, rapporti con CIS e ASL, integrazione e trasformazione digitale. L'assessore esterno Francesca Brogliato Mussina, l'assessore esterno è stato nominato per il rispetto delle quote rose. Politiche giovanili, segretario della consulta comunale, innovazione, servizi sociosanitari, rapporti con il CIS. Il sindaco ha occasione, bilancio personale, edilizia privata urbanistica, lavori pubblici, rapporti con l'Unione Montana Valle Orchesuana. Si dà altresì atto delle deleghe degli altri consiglieri. Consigliere Boetto Renzo, funzione di presidente della consulta comunale per le attività culturali, sportive, ricreative e turistiche, commercio e artigianato. Gallo Giovanni, cimitero, frazioni, rapporti con Tecnoservice. Giuseppe Perono, tutela del territorio, lavori pubblici, verde pubblico, arredo urbano, personale esterno, e sarà il capogruppo. Consigliere Moreno Turigliatto, protezione civile, rapporti con Croce Rossa, comunicazione, frazioni, turismo. Al consigliere Bruno Peccolatto, comunicazione, protezione civile, biblioteca. Quindi queste sono la nomina della giunta e le deleghe date ai consiglieri. Visto che il sindaco ha richiamato la nomina del capogruppo del gruppo di maggioranza, è pervenuta, devo dare notizia che è pervenuta altresì la comunicazione del nominativo del capogruppo consigliare del gruppo Noi per Pont nella persona di Giampiero Bonatto. Chiedo quindi all'altro gruppo consigliare Viva Moreno, perfetto. Okay.
E questo non serve votarlo perché è solo una comunicazione. Io avrei intenzione di fare una dichiarazione, se posso, prenderei la parola. Allora, come ha richiamato il segretario, rappresento il gruppo di minoranza Noi per Pont, con l'intenzione di appunto estendere questa dichiarazione. Innanzitutto intendiamo augurare un sincero buon lavoro al sindaco, al vice sindaco, agli assessori e a tutti i componenti della maggioranza. Signor sindaco, da un uomo navigato ed esperto qual è delle dinamiche di questa amministrazione comunale, due volte sindaco, una volta vice sindaco ed anche consigliere di minoranza, lei oggi si appresta a guidare questo comune per la terza volta. Queste le cariche che lei ha ricoperto nei decenni, funzioni di responsabilità, giustamente più volte da lei richiamate nel corso della campagna elettorale. Non c'è che dire, un curriculum di tutto rispetto, tanta esperienza da rivendicare. Ed è questo che ci rammarica e ci amareggia. Un personaggio pubblico come lei, che appena conclusi gli scrutini, afferma testualmente: sarò sindaco di tutti. Poi, testualmente, quelli che sono contrari a prescindere cercherò di trovare la medicina giusta. Allego a questo documento un CD con l'intervista integrale che lei ha rilasciato. Ecco, noi siamo la minoranza e quindi rappresentiamo parte dell'opposizione. Ci vuole pubblicamente indicare che medicina intende somministrarci? Alcuni potrebbero ritenere trattarsi di una semplice battuta, ma ahimè, già in altre occasioni lei si è permesso di suddividere la popolazione pontese in due categorie, la A e la B. Se lo ricorda, faccia mente locale. A scanso di equivoci, glielo ricordiamo noi. Il manifesto con il quale tappezzò il paese pochi giorni dopo aver perso le elezioni, quando Bruno Riva venne nominato sindaco. Proprio così, se vince ai suoi contrari vuole dare la medicina, e se perde valuta i cittadini che non l'hanno votata come di serie B. In questo ambito le vogliamo ricordare che la somma dei voti delle due liste di opposizione supera di 5 i suoi consensi. La scorsa volta per 15 voti perse le elezioni e chissà, forse questa volta ci fossero state due liste, avrebbe potuto perdere per soli 5 voti. Stiamo scherzando, ma non troppo, perché i votanti sono stati il 70% degli aventi diritto, quindi in modo scientifico oltre il 50% della popolazione pontese è a lei contraria. Questo, se lo ricordi, usciamo, glielo ribadisco anche in questa sede, per colpa sua, o meglio per correttezza, nulla fatto per evitarlo, da un periodo così lungo di commissariamento. E non ci sembra il caso, dopo un periodo così grigio, di investire così tanto in medicinale per curare così tanti pontesi. Concludendo, confidiamo nella capacità e nel buon senso dei neofiti del suo gruppo, che come Giampiero Bonatto si apprestano a questa nuova esperienza. Siamo certi che costoro sapranno anche consigliarla ad utilizzare terminologie idonee e consone
ad un amministratore che si prefissa, che si professa capace, esperto e forse si ritiene anche essenziale. In ultimo, un grande in bocca al lupo al sindaco, alla giunta e a tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza. Viva Ponte! Beh, una risposta no, vai. È doveroso anche da parte del nostro gruppo portare l'augurio all'amministrazione comunale, sia di maggioranza che di minoranza, di svolgere un buon lavoro. Sicuramente sarà un lavoro molto lungo, sarà un lavoro impegnativo e quindi dobbiamo tutti quanti lavorare per il bene di Ponte. Come ho sempre dichiarato nelle mie interviste durante la campagna elettorale, ho sempre detto che se avesse vinto il nostro gruppo non diceva il gruppo, ma avrebbe vinto Ponte. Penso che anche tutti gli altri abbiano questa ideologia, quindi facciamo vincere il Ponte tutti quanti insieme. Grazie. Una risposta velocissima. Intanto che io sia capace o che sia indispensabile, questa è un'affermazione di Bonatto tutta sua, ne prendo atto, ma non l'ho mai detto, ma non solo non l'ho mai detto, non l'ho mai pensato, perché di indispensabili a questo mondo non c'è nessuno, men che meno io. Il termine è essenziale, non indispensabile. Hai detto indispensabile perché lo scrivo. Essenziale è un'altra cosa. Per quanto riguarda i manifesti che ho tappezzato il paese, non ho tappezzato il paese perché ho messo 4-5 manifesti dopo molto tempo e ritenevo che fosse un'osservazione legittima della quale ne avevo tutto il diritto e non è stato un lamento. Sulle categorie di A e B assolutamente no, e mi hai anticipato perché se tu avessi aspettato quello che avrei detto, ma non me lo invento perché sta scritto qui, magari qualche affermazione l'avresti, non dico non fatta, ma magari espressa in modo diverso. E qui mi fermo, passerei al punto successivo. Posso solo aggiungere una cosa? Riguarda soltanto ancora il punto di prima. Certo. Riguardo alla nomina del segretario della consulta comunale. Sì. Lo statuto della consulta comunale non prevede che il segretario della consulta comunale sia nominato dal sindaco, ma deve essere nominato poi dal presidente della consulta. Lo dice questo l'articolo 8 dello statuto della consulta comunale. Visto che prima nelle varie deleghe c'era anche quel non vuoi, per carità, ci mancherebbe, però la nomina spetta poi direttamente all'interno della consulta da parte del presidente, non direttamente dal sindaco, soltanto per correttezza di informazione. Hai fatto bene fare questa precisazione, ma con la consulta è già stata fatta la riunione della scorsa settimana e all'unanimità è stato scelto il consigliere Boitto. No, ma lo segretario, non il presidente. Il presidente sì, il segretario della consulta comunale. C'era anche l'assessore. Però è il presidente che deve nominare, non deve passare praticamente in consiglio, non è una delega che deve essere data al consiglio. Ma la mia è stata una comunicazione, sempre una semplice comunicazione, dopo un passaggio che è già stato avvenuto con la consulta. Non ce n'è bisogno perché abbiamo già fatto il passaggio con la consulta. Ma che è partito? Non sapevo del passaggio, sono qui che te lo dico. Abbiamo fatto la scorsa settimana il passaggio di tutta la consulta dove il signor Boitto è stato accettato come presidente e la Francesca come segretario. Grazie. Ti ribadisco, è un passaggio che abbiamo già fatto. Non sapevo del passaggio. Sono qui che te lo dico. Punto numero 4. Presentazione linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato elettorale 2004-2029. Beh, qui è una mezza risposta o provocazione anche a Bonatto, ma ricordando qualcuno potrei dire dove eravamo rimasti. Ancora una volta io ho avuto la fiducia della maggioranza dei cittadini, che ringrazio.
Allo stesso tempo mi sento più che mai obbligato a svolgere il compito che mi hanno dato e per questo sono il sindaco di tutti con assoluta imparzialità e trasparenza, cosa che senza tema di smentite non ho mai fatto e non sarebbe una cosa nuova. L'impegno sarà al massimo e sarò disponibile con chiunque lo voglia, come sempre. Il mio numero di telefono c'è a tutto il paese e di telefono ne ho solo uno, non il telefono di servizio o il telefono personale. Ne ho solo uno e tutti quelli che lo vogliono lo hanno sempre avuto. Questi ultimi 4 anni sono stati piuttosto complicati e non entriamo nel merito per quali motivi. Di cose ne sono successe tante, compreso un commissariamento di quasi 1 anno e mezzo che non ci voleva, senza nulla togliere ai commissari. I commissari mantengono un ruolo istituzionale e amministrativo che gli compete. Il sindaco e gli amministratori, che conoscono il territorio e la sua gente, possono fare scelte politiche più legate alla realtà locale che un commissario non conosce. Qui approfitto solo per portare il saluto dei commissari che hanno chiesto di fare a tutto il Consiglio e alla cittadinanza quando ci hanno lasciati la scorsa settimana. In questi primi giorni di insediamento stiamo cercando di capire la situazione in cui attualmente si trova il Comune per poter realizzare il programma che abbiamo presentato ai cittadini senza fare promesse che non si ha certezza di poter mantenere. Le opere faraoniche non le abbiamo mai promesse noi, perché sappiamo di non poterle fare. Ritengo fondamentale e confido di avere la collaborazione di tutti coloro, amministratori e non, che vogliono attivarsi per cercare di rimettere in marcia per quanto possibile questo comune. Ho sempre detto, e chi è stato presente nei vari consigli che ho presieduto lo conferma, Bonanto io non l'ho mai visto, ma glielo dico adesso, che per me l'amministrazione è composta da 13 consiglieri. Avevo altro da fare. L'amministrazione per me è composta da 13 consiglieri e non da 9 più 4. Quindi per me, spero possa essere così, la metà della minoranza rappresenta la metà, la minoranza rappresenta la metà dei cittadini, lo sono presente perché ce l'avevo già scritto, quindi lo so. Quindi per quanto mi riguarda la disponibilità è totale. I prossimi 5 anni saranno fondamentali per cercare di far ripartire il comune post-commissariamento. Ci sono diverse sfide da affrontare e da portare a compimento, tante in assoluta sinergia con l'Unione Montana, che non vanno perse perché possono determinare il futuro di questo paese. Per richiamare il punto dell'ordine del giorno, c'è da dividere per quanto le linee programmatiche in 2 parti. Una prima linea è quella del programma che è stato presentato ai cittadini e allegato alla presentazione delle candidature, questo lo conosciamo tutti ed è pubblicato all'albo pretorio. La seconda parte è una parte che definirei di lavori in corso, ovvero quelli che sono stati lasciati in consegna dal sindaco e dal commissario e quelli già in atto con l'Unione Montana. Con l'Unione Montana stiamo portando avanti tutta una serie di progetti che ci vedono direttamente interessati con il comune. Per quanto riguarda invece la parte comunale, c'è tutta una serie di lavori e di progetti che mi sono stati lasciati in consegna e che ho già condiviso con i consiglieri. Ve li vado ad elencare perché ce n'è un bel po'. I lavori di via Patrito, e qui ho dato una prima dimostrazione di voler coinvolgere tutti, perché su questo progetto è la prima cosa che mi sono trovato la prima mattina che sono arrivato in consiglio, in comune. Ho visto che
che a mio avviso non andava bene come era stato presentato, ho convocato anche la minoranza per sentire cosa ne pensava. Quindi questo a riprova della volontà del non 9 più 4 ma del 13. Sì, ma scusa, se eravamo rimasti che ci avresti aggiornato, ci avrebbe aggiornato il signor Sindaco, ma non abbiamo più ricevuto nessuna comunicazione al riguardo. Ma perché vi sto dicendo adesso, se mi dà tempo te lo dico. Scusa. Per quanto riguarda i lavori di un padrito, sono già stati affidati, ma sono lavori improponibili per l'impatto estetico. In fase di reazione verrà sicuramente fatta una variante. Attualmente è previsto un muro cieco alto 115 cm, largo 60 cm, con un cappello da 70 cm, quindi in punta non si passa più, o comunque c'è un passaggio già risicato, adesso verrebbe ancora ulteriormente ristretto. Quindi su tutta la strada, da cima a fondo, un muro cieco che stravolgerebbe senz'altro l'impatto visivo della chiesa e della Torre Ferrata. Si tratta di un progetto che è stato affidato e non più seguito, come avrebbe dovuto essere, per adattarlo a una realtà locale. Quindi dovremo fare un incontro. Questo progetto parte perché è finanziato, quindi non ha costo nel bilancio del comune, ma non per questo va fatto nei modi che è stato presentato. Quindi è partito, è stato affidato o devono affidarlo a breve. Ci sarà una variante in corso d'opera che andrà a rivedere l'impatto ambientale. Per quanto riguarda il Parco Mazzonis, c'è già un progetto preliminare completamente da rivedere per adattarlo e adeguarlo alla realizzazione di un'area polivalente in centro paese. Il progetto è già stato finanziato in parte, solo il progetto, le opere niente. Campo sportivo, un progetto realizzato dal Comune e dall'Unione Montana per la realizzazione di un locale bar ristoro con servizi igienici per spettatori, impianto di irrigazione con derivazione dalla roggia, impianto fotovoltaico, la revisione degli spogliatoi. Anche questo tutto da finanziare. Il progetto è già stato finanziato da Comune Unione, come ho detto, ma le opere sono tutte da finanziare. L'adeguamento sismico dalla ex scuola media. Finalmente stanno per chiudersi i lavori che avrebbero già dovuto essere finiti nel 2019. Per la ristrutturazione e la realizzazione di una nuova cucina è andato perso, il progetto per la ristrutturazione e la realizzazione di una nuova cucina è andato perso per mancata trasmissione dell'integrazione richiesta dalla Regione. Ora c'è un nuovo progetto per efficientamento energetico, quindi da mandare avanti. Martedì incontreremo il professionista che ce lo illustra. Ci sarà un bando sportello della Regione Piemonte da depositare entro luglio. Anche questo è tutto da finanziare. Progetto Visioni prevede interventi su 5 comuni con Valprato capofila. Per Ponte sono previsti lavori alla Torre Ferranda e Museo dei Canter per 160.000 euro in totale, già finanziati. Alla Torre Ferranda, ormai chiusa da 4 anni, ho fatto un sopralluogo nei giorni passati. Lo definisco un pugno nello stomaco. Il sentiero di accesso è privo di manutenzione, ormai da quanto non so, è percorribile attraverso erba alta un metro. L'area esterna presenta muri crollati e un degrado inguardabile. L'interno è privo di illuminazione, presenta pavimenti colmi di terra perché privo di ogni pulizia, con uccelli morti ovunque. Sulla sommità della torre è cresciuta una pianta che ostruisce l'accesso alla sommità. L'edificio dell'asilo, un progetto di efficientamento energetico è stato fatto e prevede la sostituzione degli infissi, l'impianto di riscaldamento. Anche questo è tutto da finanziare. Torre dell'aria, c'era un progetto già approvato dalla sovrintendenza legato ad un bando che il comune fece nel 2020 per ristorazione, al quale però non è stato dato corso.
Il bando prevedeva che chi se lo aggiudicava avrebbe avuto a suo carico la realizzazione delle opere indicate dal Comune per 150.000 euro e lo stesso aggiudicatario per 150 mesi non avrebbe pagato l'affitto. Lo stesso progetto ora è salito a 300.000 euro e pare finanziato per 240.000 euro dalla Regione e 60.000 euro dal Comune. A breve avremo un incontro con la Regione che si spiegherà di cosa si tratta. Questo è un progetto che è stato presentato. È stato preso il progetto di allora e ripresentato pari pari. Non si capisce perché è lievitato del doppio e con un cofinanziamento di 60.000 euro. Cioè, in buona sostanza, nel primo caso a quest'ora ci sarebbe un ristorante senza esborso di risorse da parte del Comune. Il secondo caso prevede invece lo stesso progetto, lievitato del doppio, con una spesa a carico del Comune di 60.000 euro. Beh, direi che non è proprio la stessa cosa. L'RSA, questa l'ho lasciata per ultima, perché è una nota dolente per tutti, credo. Il 7 giugno, il giorno prima delle elezioni, è stato dato un incarico legale per verificare la sussistenza di danni che il Comune avrebbe subito a seguito del trasloco e successiva chiusura. Parrebbe che siano stati portati via dei beni che appartenevano al Comune. Questo è tutto da verificare, ma forse non si è capito che il danno ricevuto è di tutt'altra natura. Soprattutto perché è stato firmato un accordo capestro che mai avrebbe dovuto essere firmato. Men che meno si doveva accettare la riconsegna delle chiavi, perché l'ASA, oltre a non aver provveduto alla manutenzione straordinaria che doveva fare, non ha mantenuto la corretta custodia dell'immobile, cosa che è prescritta all'articolo 7 della Convenzione. Nei giorni scorsi anche lì ho fatto un sopralluogo in questa struttura. A dire che è desolante è poco. Pare sia passato un saccheggio. Pare la guerra, mancano solo i bombardamenti, per il resto non cambia niente. E su questo io non ho sentito nessuno proferire parola di chi c'era prima. E non si dica che la colpa è tutta di una persona sola. Qui non possiamo continuare a far finta di niente. Perché ora il problema è vero e il danno per il Comune e la comunità è inequivocabile. Quindi su questo argomento, come avevo già detto, si cercherà di agire su due fronti. Uno, la verifica dei danni che il Comune ritiene di aver ricevuto da più soggetti. Due, la ricerca di soluzioni percorribili per poter far ripartire la struttura che, ricordo sempre, non doveva essere chiusa. In ogni caso, il passato sta alle spalle, con dei danni che sotto certi aspetti sono irreparabili. Ora però, per quanto possibile, occorre cercare di porre rimedio. Senz'altro non sarà una passeggiata, ma come ho detto in premessa, sarà compito di tutti dedicare il massimo per raggiungere questo obiettivo. Niente, qui colgo solo l'occasione, un piccolo inciso, per comunicare che da lunedì prossimo la dottoressa Blencio termina il suo incarico presso il nostro comune. Da lunedì avremo un nuovo segretario. Per questo mese con cui ho avuto modo di collaborare, la devo ringraziare per la correttezza e la disponibilità che ha avuto nel passaggio di consegne. Grazie. Grazie a te. Se ci sono interventi, altrimenti passerei alla votazione. Ma io proprio vorrei, se permette, signor Sindaco, le do del lei per il posto. Vedi tu, non te l'ho chiesto io, anzi. Se è una nuova, è dovuto, quindi. Il riferimento al discorso del programma che i cittadini in Puglia hanno votato, sicuramente poi andrete a fare il resoconto dei primi 100 giorni, quindi visto che ha dato disponibilità a recepire quelle che sono le osservazioni da parte della minoranza, io mi permetterei innanzitutto, prendo lo spunto dal vostro programma, quello che è il servizio cittadino, che prevede il discorso del servizio prelievo sangue in comuni Poli.
perché finché ha funzionato è sempre stata un'ottima cosa. Adesso che purtroppo non c'è più, siamo obbligati ad andare a Castellamonte e adesso all'ospedale di Bonnier, però essendo una cosa importante per le persone anziane sicuramente ne avete conto. Un'altra cosa, sempre riferita al servizio cittadino, chi avrà la delega per il discorso delle municipalizzate ex tipo Tecnoservice, quella di avere un rapporto un po' più stretto, nel senso che non vorremmo più sentirci dire venendo in comune a noi non ne sappiamo niente di progetti di agenti preposti, anche perché lo sfalcio erba che è tanto pubblicizzato da Tecnoservice ci va più di 3 settimane prima che vengano a raccogliere, e se va bene che vengano a raccogliere. Quindi queste cose mi sono contato, quella della l'unione dei comuni, vabbè, quella lì ne parleremo nel discorso dell'unione montana, e l'altro quella della scuola, che lì purtroppo ci troviamo in una situazione che la scuola media, quella nuova, sembrerebbe condizionale d'obbligo. C'è stato riferito che piove dentro, quindi su un discorso nuovo dell'asilo lì sarebbe opportuno verificare che determinate gravi situazioni come questa non succedano più. Il discorso della scuola elementare, ci troviamo a dover far fronte ad una spesa di 40.000 euro. Scusa, non ho capito. La vecchia scuola elementare, sì. Una grave spesa di 40.000 euro, punti alla restituzione della caparra, più 10.000 euro di spese legali. Di più? Su quella cosa lì, di più. Le opere che il comune ha dovuto fare in prima persona, che avrebbe dovuto fare l'acquirente. Quindi anche quelle saranno cose che sicuramente, ripeto, una persona e un sindaco attento come lei, sicuramente nei 100 giorni avrà posto della situazione e ce ne darà. Grazie. Ma allora, i 100 giorni io mi avevo dato delle risposte prima, non garantisco i 100 giorni, questo lo stai dicendo tu. Diciamo che fra 100 giorni ci possiamo rivedere e questo te lo garantisco. Per il resto no. Non garantisco niente. Per i prelievi del sangue ci stiamo attivando, ne abbiamo già pensato, è una delle prime cose su cui puntiamo. L'abbiamo detto, era una cosa comunque che era un po' condivisa da tutti, quindi Tecnoservice sì, diciamo che rispetto agli anni passati il servizio va decisamente meglio, ci sono delle carenze che sono ancora a vedere. Le attività professionali di cui faccio parte ancora ad oggi non sanno dove andare a conferire. Questo farà. Quindi non è una cosa tanto piacevole non sapere dove andare a conferire. Sarà solo caso gli uffici, però tant'è. Per quanto riguarda la scuola media che piove dentro, io ne prendo atto che lo dici, lo prendo per buono, ma non posso crederci. Perché se ammesso che ti piova dentro, può benissimo, potrebbe anche essere, ma tu sai meglio di me che comunque nella realizzazione di opere ci sono garanzie per 10 anni. Quindi a compito degli uffici, se veramente hanno rilevato che ci sono dei problemi, vanno risolti questi, ma sono gli uffici. Cioè, se non sono stati risolti, la domanda va rivolta, io me ne attiverò adesso, ma la domanda andava rivolta a chi c'è stato in questi 4 anni, quando questi 3 anni, perché la scuola è stata aperta a fine 2021, quindi in 2 anni e mezzo. Se veramente piove dentro, ripeto, può essere, perché in tutte le cose nuove può capitare, anche una cosa nuova può capitare, ma va visto, perché la ditta che ha fatto i lavori e che per quanto mi risulta ha anche lavorato bene, se ci sono delle piccole cose... Piove dentro, non sono tanto. Ma dipende da come, io non lo so. Lo approfondiremo sicuramente. Ma sicuramente lo approfondiremo, a me non ha mai detto niente nessuno di questo, quindi non ti so rispondere. Sì, per quanto riguarda invece la caparra della scuola, certo, lì è stato un danno non indifferente quello. È stato un danno di 30.000 euro dover dovuto raddoppiare. Ce ne sono 20.000 di spese. Circa 20.000, perché circa 12.000 euro sono stati dati alla controparte e 8.000 euro sono le spese del comune, quindi sono 50.000 spese, oltre alla mancata vendita. Ricordo
che quella sentenza del TAR è stata inequivocabile, perché una sentenza così chiara difficilmente si legge, perché uno degli ultimi capoversi dice: il giudice dice che trasmette gli atti alla procura della Corte dei Conti per verificare se ci sono stati danni all'erario. Quindi, per il resto, i motivi perché questo accaparro non sono stati pagati, non lo so, non sono giustificabili, perché si sa che... Anche perché, scusi, non avrebbe dovuto succedere una cosa del genere. Certo. Quindi, sì. Non è una cosa che io penso di vendere una parte della scuola, tra l'altro con i bambini dentro, sì. E poi non riesco a concludere l'operazione. Vuol dire che è una mancanza, non so, da parte di chi, ma sicuramente... Sì, allora, la vendita della scuola con i bambini dentro è una cosa che ho già sentito. Così. No, certo così. Ma c'era un cronoprogramma ben rispettato, da rispettare, con tutto il tempo per poterlo attuare. C'era un finanziamento, l'ho detto prima, che è stato perso per mancanza. Io ti posso dare la cronologia. Ad agosto 2020 c'era un progetto definitivo della sismica già approvato. Mancava... C'è stato un sopralluogo del funzionario regionale incaricato alla verifica dell'adeguamento sismico. Ha fatto un sopralluogo, si trattava di redigere un esecutivo che oramai era praticamente... Scuola nuova, la scuola media, tu stai parlando della media? L'adeguamento... No, io faccio una visione generale. La scuola media era pronta, quella nuova, a entrare a settembre 2020, cosa che è avvenuta dopo le elezioni. Per quanto riguarda la scuola media, era stato, al 15 ottobre è stato dato un finanziamento a fondo perduto di 550.000 euro, apposta per il comune, a fondo perduto per l'adeguamento sismico. L'adeguamento sismico era un lavoro, era un computo di circa 550.000 euro con 400.000 euro di lavori. Questi lavori, 400.000 euro, prevedevano 120 giorni di realizzazione. Quindi, considerando da ottobre due mesi, tre mesi per fare l'appalto, tre a quattro mesi per fare i lavori della sismica, rimanevano due mesi per fare gli altri lavori. Lì c'era già un finanziamento già approvato di 300.000 euro, dei quali 80 erano già state spese a carico del comune per fare i bagni e portarsi avanti l'anno prima. Ne rimanevano 220. Questi 220.000 euro a novembre 2020 sono stati persi perché il comune non ha mandato le integrazioni richieste dalla regione. Di questo stiamo parlando. Quindi, e questo era un piano A. Sì, no, però no, ti finisco. Queste cose andavano programmate da tempo. No, può arrivare a una situazione attuale a dire: ma è successo così perché mancava quello. No, ma cosa mancava? No, ti sto dicendo, no, ma guarda, te l'ho giustificato bene, ti ho dato delle date. Quindi. No, ad esempio l'adeguamento sismico, per fare l'adeguamento sismico sì. Che sta facendo adesso, per carità, se c'è da fare da portare un'attenzione in più per le scuole per i bambini, sì. Lì è tassativo. Ma il comune di Quoto adesso lo voglio scegliere. Nelle specifiche tecniche, ma quell'adeguamento sismico lì non è obbligatorio. Non è obbligatorio, lo so. Anche lì sì. sono tutte tasselle che e no, e no. Prima di arrivare lì a come fare, però queste sono. È bene chiarirlo questo, perché sia chiaro a tutti. Questo è stato certo che non è obbligatorio, ma c'è un due particolari: che intanto è una sicurezza maggiore per la scuola. Certo, primo, secondo, se non c'è l'adeguamento sismico, la regione non ti dava il finanziamento di 300.000 euro, quindi era obbligatorio. Tant'è che la regione, quando si è accorta di questo, ha dato un contributo speciale che è stato dato a tre comuni di tutta la regione, uno punto, di 550.000 euro. Quindi i tempi si rispettavano tutti. A giugno, agosto, settembre, massimo fine anno, la scuola era finita e doveva essere finita. È andato diversamente, ma tutto è stato programmato nei minimi particolari. Se poi è andato diversamente... Sta di fatto che i cittadini di Quoto si trovano a pagare per 50.000 euro che non si sarebbero dovuti pagare. Sì, no, su questo concordo, ma non lo devi dire a me. Io lo dico il Consiglio. Ma lo dice il Consiglio e ne prendiamo atto tutti, ma questo è. Non c'è solo quello che non andava fatto.
Ce ne sono anche altre cose su cui in questi 4 anni dico. Quindi, per quanto riguarda la scuola, i tempi c'erano tutti per poter realizzare il programma. E non è stato fatto, non lo so. Quindi tutto programmato nei minimi tempi, con la tolleranza di qualche mese. Quindi si arrivava tranquillamente a settembre 2021 con i ragazzi che erano detto. Grazie. Grazie. Quindi metterei questo in votazione. Se siete d'accordo, favorevole. Maggioranza, sì. Astenuti. Contrari, minoranza. Contrari, minoranza. Ok. Nomina della commissione elettorale. Questa è una commissione che durerà in carica per tutta la durata del Consiglio. La commissione è composta dal sindaco, che la presiede di diritto, e da 3 componenti effettivi, 2 di maggioranza e 1 di minoranza, più 2 effettivi, 2 supplenti, 1 effettivo, 1 supplente. Scusi, sindaco, non voglio sembrare nel di moda, partendo dallo statuto, l'articolo 19 commissione consigliare, nel loro atto costitutivo devono essere definite le composizioni proporzionata alla consistenza numerica dei gruppi consigliari, ciascuno dei quali avrà almeno una rappresentante. Ma questa non è una commissione consigliare, questa è la commissione elettorale, un'altra cosa questa. Le commissioni... sembra una commissione. No, allora la commissione elettorale è previsto per legge che debba essere eletta nel primo consiglio utile, sì. In quanto per una lacuna, una bizzarria della legge, la commissione elettorale, anche nel caso in cui si dovesse dimettere o dovesse venire meno un qualunque componente, non può essere sostituito. Quindi, come viene eletta stasera, deve arrivare fino al termine della legislatura. Le commissioni a cui lei fa riferimento sono le commissioni previste dal regolamento consiliare, dallo statuto di conseguenza, e sono le commissioni che devono esaminare le questioni di maggiore rilevanza e sono propedeutiche rispetto alle proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale. Sono commissioni tematiche che verranno nominate nella prima seduta successiva a questa dell'insediamento. Prima seduta successiva. A questa dell'insediamento, sì. Il prossimo consiglio sarà probabilmente corposo a livello di argomenti. E quindi in quelle commissioni lì sarà presente... Sarà rappresentata la maggioranza e la minoranza. La minoranza sarà la doppia rappresentazione? Dipende dalle singole commissioni come sono disciplinate nel regolamento del consiglio. Ma ti aggiungo, negli ultimi anni non sono state nominate. Negli ultimi anni non sono più state nominate. Perché? Perché non lo so. Sì. No, l'abbiamo chiesto, ma non sono state nominate. Per contro, invece, fino al 2020 ci sono state, e per volontà mia, nei primi dieci anni miei, prima erano 4 di maggioranza e 2 di minoranza, poi sono state portate 3 e 3, e io ho messo in regolamento che la presidenza fosse delle minoranze. Quindi... tutelato in tutto e per tutto, quindi Moreno vicesindaco lo ricorda che noi fin da subito avevamo riportato a quando c'eri te in consiglio, a suo tempo erano 4 e 2, invece l'abbiamo portato prima del 2010, erano 4 e 2, dal 2010 erano 3 e 3 con presidenza alle minoranze, quindi per me va bene nominarle, ultimamente non erano state nominate. Per questo, come partecipo o non partecipo alla votazione, come ho già detto prima, questa è una votazione che andrebbe fatta segreta. Se invece abbiamo i nomi, se invece Moreno, Moreno Riva come effettivo e Raffaele Costa come supplente, esatto. Arriva e Costa.
E invece per quanto riguarda la maggioranza, Giovanni effettivi, chi sono gli effettivi della maggioranza, gli effettivi? Gallo? Io, Torigliano. Gallo, Torigliano. Gallo, Torigliano. I supplenti? Perono e sempre io, l'ho fatto per tanto tempo, è il supplente. Allora, Perono. Perono e Pecolatto. Okay. Metterei in votazione, se siete d'accordo, favorevoli. Okay. Astenuti, sindaco astenuto, contrari nessuno. Punto numero 6, il Consiglio dell'Unione Montana, nomina del rappresentante di maggioranza del Comune di Pont. L'ho già detto in precedenza che il rappresentante è il sindaco, ma anche perché lo Statuto dell'Unione prevede che a far parte dell'Unione sia il sindaco, quindi sarà il sindaco. Qui faccio pure una cosa, un piccolo rifugio sulla delibera. Non ce l'abbiamo quello lì. Non c'è più, c'era anche, è rimasto, c'è risolto. Adesso lo togliamo. Favorevoli? Ma qui se posso... Siccome l'avevamo previsto nel programma, poi anche recependo quali sono state le sue dichiarazioni a riguardo dell'Unione, noi avevamo proposto come... intenzione o la fattibilità di esercitare atti concreti al fine di addivenire ad uno solo Unione Montana. Perché attualmente le due Unioni Montane, a parer mio e a parere anche di altri, non hanno molto senso, perché c'è il doppio delle spese e comunque anche l'introito su quelli che possono essere i contenuti sono inferiori. Sappiamo che il discorso dell'Unione Montana è fondamentale per quanto riguarda a seguito dello scioglimento delle comunità montane, della legge sulla montagna relativamente alla possibilità di avere dei contributi e soprattutto all'esercizio dei servizi associati. Però qui io faccio ammenda, come servizio associato il Comune di Pont ha solo il servizio associato di polizia municipale, dove qui c'è presente l'altro che il vigile, il nostro comandante, che sicuramente ha ben chiaro la situazione, anche perché mi sembra di aver capito che hanno parecchio lavoro da svolgere e non sempre hanno un coordinamento ottimale. E ne va a discapito del Comune di Pont, perché comunque il comune più grande, se è sempre stati abituati ad avere i vigili costantemente, invece adesso come adesso i vigili si trovano e non si trovano, però anche se è sempre presenti. E poi io non conosco quali sono gli altri servizi associati. Prenderei spunto dalla situazione degli uffici, anche relativamente, non so quale sarà l'intenzione della maggioranza riguardo, il servizio rifiuti, IMU, quello che prima veniva svolto l'ufficio da Jessica, dottoressa Potio. In pratica adesso mi sembra... capito che era stato esternalizzato il servizio, quindi sappiamo tutti bene che l'esternalizzazione di un servizio porta un danno vuoi per un discorso tecnico, vuoi anche per un discorso economico. Quindi il discorso dell'Unione Montana può sicuramente verte su un'unione di servizi. A tale riguardo, ripeto, l'unico che so corrente dei servizi sono quelli della polizia municipale, non so se ce ne sono altri. Protezione civile? Sì, protezione civile, per realtà. È un servizio sicuramente utile, però quotidianamente non abbiamo un corso. Quindi quello che si sente attualmente sul paese è la mancanza della polizia municipale. Quindi a fronte di questi ragionamenti, a fronte anche di quelle che sono le spese, ripeto, vorremmo capire se questa amministrazione ha intenzione di perorare la possibilità del ritorno ad un'unica Unione Montana, anche perché le grandi opere, sì, possono...
possono riempire i giornali, la diga, la cremagliera, però quello che conta, quello che serve al paese è la quotidianità e tutt'altro. Quindi era capire questo proposito, quali erano le intenzioni della maggioranza. Allora io ti rispondo perché l'ho vissuto io il passaggio del dopo Comunità Montana e forse ho già avuto modo di dirlo durante il confronto che abbiamo fatto. Si è fatto di tutto per fare un'Unione 11, di tutto. Si è dato la totale disponibilità su tutti i fronti. Non c'è stata la volontà. Una domenica mattina c'è stato un incontro qui, eravamo 3 o 4, tutti d'accordo per fare l'Unione a 11. Il martedì ci si è trovati a Lucano, dove ci hanno risposto: noi vogliamo rimanere da soli. Ma 2 giorni fa ne hanno parlato diversamente. E così è andata. La volontà, certo che può sempre esserci. Le condizioni bisogna valutarle, perché non sono più quelle di allora. Perché io ho già detto che qui c'è un'Unione Montana che funziona alla grande. Ho detto che avevo una Ferrari e una Panda, qualcuno mi ha ripreso, mi ha detto che in montagna servono le Pande e non le Ferrari, va bene, ma il concetto è quello. Qui c'è un'Unione che funziona, è una di quelle che funziona meglio di tutta Italia. Ha partecipato dei bandi dove è arrivato prima in tutta Italia. Quello della Green Community è arrivato prima in tutta Italia e secondo nella regione. Quindi se lo farà 11, molto bene, si può anche ampliare ancora di più, ci va la volontà per farlo. La disponibilità c'è sempre stata, ma qualcuno deve fare un passo. Ripeto, questo lo posso dire sinceramente perché io l'ho vissuto in prima persona, allora ero sindaco e ho visto tutti i passaggi. Per quanto riguarda il personale dei vigili, noi ce l'avevamo un vigile, è andato via. Adesso ci si aggiusta con personale extra time di altri comuni. Certo che è una cosa che va risolta, non solo quello, perché non sono i vigili, c'è il problema del cantoniere. L'ufficio tributi, tu mi stai dicendo, sì, potrebbe essere. Bisogna fare i conti col tetto del personale, perché non è un'azienda che puoi prendere e assumere. Qui ci sono dei parametri ben precisi ai quali ci si deve attenere. Io non lo so, adesso lo stiamo valutando, quali sono le possibilità di assunzione. L'Unione Montana non può assumere, al massimo deve prendere in comando personale dei comuni. A suo tempo il Comune di Ponte aveva già ceduto una parte del personale per poter attivare l'Unione. E adesso dovremo vedere, perché, ripeto, manca un vigile fisso, manca un cantoniere, perché fino a fra 15 giorni qui abbiamo 4, 5 o 6 cantonieri. Ci sono i cantieri di lavoro che lavorano solo, mi pare, 25 ore a settimana, comunque il lavoro che fanno. Ricordiamoci che da metà luglio ci sarà un cantoniere, un cantiere di lavoro che non guidano, e poi abbiamo un part-time che è part-time 18 ore con Frassinetto. Quindi la situazione è questa. Quindi ci sarà chi scrive, chi comincerà a dire che c'è erba da tagliare, che sì, i cantonieri sono quelli che sono, e non possiamo fare nient'altro, perché se il tetto del personale non ce lo consente, possiamo dire tutto quello che vogliamo, scrivere tutto quello che vogliamo, ma questo è. Bisogna trovarsi con l'Unione Montana, anziché fare tutti questi mega progetti, si partirà dal basso. No, ma non c'entra niente questo. Sì, ma gli altri comuni, come noi, diamo la disponibilità di un dipendente, passo in termine, quello che è lo svolgimento delle funzioni che aveva prima il Comune di Ponte, l'abbiamo portato all'Unione. Gli altri comuni possono fare la stessa cosa nei confronti del Comune di Ponte. Lo saranno, tieni conto che ci sono comuni che non hanno per, cioè hanno delle risorse, hanno uno o due dipendenti, dove ma, Ponte che deve mettere, ma deve mettere, ma Ponte, ho capito, ma Ponte è il comune principale, quello che ha la sede, che ha 3.000, ma se hai dei suggerimenti da dare, quello che dicevo prima, che io accolgo molto volentieri i suggerimenti, ho detto, ripeto ancora, lo ripeterò altre volte, per me
l'amministrazione è fatta da 13 e non da 9 per 4. Quindi per me, però ci vanno delle proposte che siano percorribili, perché sono d'accordo, cioè, poi mette gli altri non mettono, va bene, e quindi... Può essere una provocazione, ma a volte, cioè, non è che devo per forza di cose stare all'interno dell'Unione. Ma potrebbe essere da solo? No, sono cose da valutare, una provocazione. Va bene, va bene. Sì. Ci riempiamo la bocca di PNRR, Raffaele, non facciamo il conto di quanto... Scusami. Ti stai contraddicendo, ma hai appena detto che bisogna allargare l'Unione e poi mi stai dicendo che Ponzi deve togliere, cioè delle due una, eh? No, se la situazione rimane in tale, che è solo il comune che federale, a un certo punto prende in considerazione anche quella fattibilità lì, perché non è che me l'ha scritto il medico, vabbè che dai il sindaco può darci la medicina, però... Se non sei d'accordo solo, se sei d'accordo no. Ma il TSO... TSO a sì, prima di arrivare in TSO ce ne vuole il TSO, non so, l'ho subito fatto, 10 anni non mi ha fatto nessuno, quindi qualche motivo ci sarà, va bene, se ci sono altri interventi. Ma io solo due cose che, allora, la prima volevo solo chiedere se è possibile, come ho chiesto l'altra volta, di aprire il consiglio al pubblico a fine consiglio. L'avrei detto. L'avevo fatto una cosa che era là. Invece sulle linee programmatiche, che poi siamo andati avanti sul punto, avevo una perplessità su quello che concerne la costruzione del salone di pluriuso qui al centro del paese. Se il progetto è quello che ho in mente io, che però non so se è quello, prenderebbe parte della veranda dell'asilo, il nuovo salone. Quindi se quello lì è vincolato non si può andare a costruire un salone attaccato alla struttura asilo. Sentendo con l'ufficio tecnico pare che ci sia una volontà di andare a fare uno svincolo dei beni culturali da parte dell'asilo, cosa che credo che non sia una cosa ben fatta, perché nel tempo potrebbero avere dei mutamenti un po' strani, quindi a mio avviso è meglio lasciarlo. Cosa, scusa? Vogliono togliere, svincolarlo dai beni culturali, questo qua me l'ha detto l'ufficio tecnico. Io te la vendo come me l'hanno venuta, è la cosa. E poi noi in fase di campagna elettorale avevamo fatto uno studio per capire la fattibilità se fare o non fare un salone al centro del paese. Sicuramente fare un salone al centro del paese è una buona cosa per quello che porta l'indotto commerciale, turistico, perché comunque tutte le manifestazioni verrebbero fatte al centro del paese. Si scontra solo con un problema logistico che è quello dei posteggi, perché Pont ha da via Roma alla piazza Craveri 283 parcheggi a disposizione, di cui a seconda delle fasce orarie vincolano dai 90 parcheggi ai 40-25 a seconda delle ore giornaliere. Quindi giusto fare quella cosa lì, però il problema è dire prima di fare il salone polifunzionale forse è meglio trovare un'area dove adibirla per il posteggio. Questo qua è un parere. E poi ancora una cosa per quanto riguarda il discorso della nuova area camper sull'area peschiera, penso che sia un progetto vecchio che era già stato discusso e non so se sono stati già presi degli accordi o meno con la nuova proprietà, perché è cambiato l'assetto societario, non è più quello che c'era, quindi non so se avete già telefonato, avete semplicemente affacciati con qualcuno su quell'area lì, però al momento sono cambiati un po' di assetti, quindi è da vantare anche quella cosa. Tutto qua. Rispondo. Per quanto riguarda l'area camper, non abbiamo preso accordi con nessuno, perché diciamo che non rientra nelle priorità, perché posso garantirti che in questi 15 giorni c'è stato da fare. Prima quando è stato messo sul programma elettorale, non adesso. L'area camper era il nostro programma, rispecchia in buona parte il programma della volta precedente, che tu ricorderai molto bene. Quindi questa era una ipotesi. Dopodiché si vedrà se è percorribile o meno, indipendentemente dalla proprietà che c'è adesso. Per quanto riguarda lo svincolo della sovrintendenza, lì forse non hai compreso bene, perché non c'è niente da svincolare. Alla sovrintendenza è stato chiesto il parere per poter sostituire i serramenti. Quindi per i serramenti ci va
il parere vincolante della sovrintendenza, così come per il serramento del comune. Cosa hanno detto non lo so. Ti posso garantire, questo rientra nel progetto che ho detto prima, quindi cambiando l'efficienza energetica, prima cosa prevede, una delle prime cose prevede il rifacimento dei serramenti. I serramenti sono marci, per cambiarli li fai tale quale, ma ci va il parere della sovrintendenza. Questo è stato chiesto. La sovrintendenza è stato chiesto questo, non hanno ancora neanche risposto, sono sollecitato oggi. Il salone di centro paese era un progetto che era già stato presentato la volta scorsa, la cittadinanza l'ha bocciato, ne abbiamo preso atto, l'abbiamo ripresentato e questa volta la maggioranza dei cittadini è stata favorevole. Quindi un progetto che contiamo di portare avanti. Per quanto riguarda i parcheggi, ecco qui forse non ricorderai, ma erano già stati previsti questi, perché dove c'è la scuola, che doveva essere alienata, quella scuola, il piano terra doveva essere alienato, perché diceva Costa prima, nella parte davanti e dove c'è il parco giochi adesso, quello diventava tutto un'area parcheggio, a verde, ma comunque un parcheggio. Il parco giochi si trasferiva qui e là dietro rimaneva un parcheggio a servizio del salone e a servizio pubblico. Quindi lì viene il parcheggio. Questo era... Quanti parcheggi escono? Com'è? Quanti parcheggi escono? Tanti. Tanti. Abbastanza. 100 posti. Non li ho contati, me ne uscirebbero parecchi. La cinquantina? No, ne escono di più. 5200. Perché comunque se non sanno che comunque è grande come l'area campo, però così è grande come l'area campo, quindi l'equivalente dell'area campo potrebbe starci lì dietro. Ricordiamoci, qui abbiamo ancora sempre il parcheggio dell'oratorio, quindi i parcheggi sono quelli che sono, quindi quella è un'area che potrebbe diventare a verde sempre come adesso, anziché essere il terreno in salita, diventi in piano dove c'è la scuola elementare. Però c'è un po' di problema a passare in acqua, perché dal centro, cioè. E ho capito, ma o buttiamo giù delle case, a quel punto quello che è, non è che laggiù ci fosse chissà che parcheggio, c'è l'area campo, hai l'area campo che è grande come lì dietro. Bene, se qualcuno ancora la strada della Borgata Bagnana. La nuova strada dell'accesso a Borgata Bagnana. Quindi una volta se verrà fatta questa nuova strada, la vecchia strada verrà chiusa, verrà messa in sicurezza per un passaggio in caso di emergenza, cosa verrà fatto? Ci saranno due strade? Che intenzioni ci hanno? Quello? Per quanto riguarda la strada, il progetto di accesso alla strada Bagnana non era stato fatto così a caso, era stato fatto per un motivo di sicurezza. Tu saprai bene, mi auguro, che la situazione della strada di Bagnana è peggiore della via Roggi. È peggiore. Perché in cima al pendio c'è tutta una serie di rocce posate lì che ogni tanto ne salta giù una. Quindi, fino adesso è andata bene perché è arrivata, si è fermata sulla strada. Ma è grave questa fermazione. E quindi? Chiuderai la strada, sei a rischio di cadere giù qualcosa. No, è grave, vedi, anche può essere grave. Lì c'era già stato un progetto finanziato dall'Unione di 300.000 euro per mettere tutta una serie di reti paramasse, quelle di una certa entità. Per 30 metri erano già state messe dal comune con un contributo regionale di 30.000 euro e ne sono stati messi 30 metri verso la borgata. Ne rimaneva tutta un'altra parte ancora. C'era già finanziato dall'Unione 300.000 euro che prevedeva tutte queste reti. C'era stato qualcuno che ha fatto una raccolta di firme, ha convocato una riunione qui in questa sala perché bisognava chiudere la strada un pochino durante i lavori. Sì, si sono opposti. Quindi il lavoro, quei 300.000 euro sono volati e la strada rimane ancora lì. Fatalità. 2, 3, 4 mesi dopo è caduta una pietra davanti a una macchina. Adesso la responsabilità è sua. Ma che siete chi vuole, bisogna affrontarlo, certo. Quindi, perché io a suo tempo avevo già previsto e fatto un progetto, c'è una fattibilità per fare un'altra strada, per quel motivo.
come era ai tempi, come? Cioè continuare la scogliera già esistente e mettere questa rete paramassi e mettere in sicurezza la rete paramassi. La rete paramassi non risolverebbe del tutto la situazione. Qui c'è già, è previsto, me l'hanno detto dall'ufficio tecnico, è previsto un sopralluogo di un geologo che deve venire a rendersi conto della situazione. Tu dovresti saperlo, perché forse dovresti andare a fare della pulizia. Mi hanno detto che dovete fare delle pulizie. Quindi, perché il geologo deve venire a prendere atto di questa situazione, che è gravissima. Ma questo è, bisogna, è una delle cose. È una delle cose. Altri interventi? Metterei i voti anche questa. Favorevoli, astenuti, contra, come astenuti, come contra, siete contrari, astenuti, astenuto, astenuto, astenuti, astenuti tutti, ok, va bene, il consiglio è chiuso.